Questa sera siamo a Figline Valdarno, siamo alla palestra Fight Academy con Dimitri Monini. Finalmente un sogno che diventa realtà, un tuo centro, un vostro centro, anzi un vostro centro dedicato agli sport da combattimento. Raccontaci un po' com'è andata questa avventura e finalmente il sogno. Allora, questa avventura ovviamente nasce diversi anni fa da un'idea mia e di Fabio Iaiunese, che in questo momento sta facendo il corso dei bimbi. E niente, io e Fabio abbiamo sempre sognato di aprire un centro tutto nostro. Finalmente quest'estate si è presentata la possibilità ed in 448 ci siamo armati e siamo partiti nella realizzazione di questo centro di 1000 metri quadri specializzato in sport da combattimento, ma non solo, perché è vero che facciamo Brazilian Jiu-Jitsu, Kick, quindi Thai, Box e quindi MMA, però ci sono altre attività, abbiamo spinning, TRX, walking, yoga, pilates, zumba, chi più ne metta, gag, allenamento funzionale, step, coreografico, eccetera eccetera. Senti, sicuramente la vostra valenza sono gli sport da combattimento. Allora, avete anche un atleta di punta che è Mustafa Ida, e questo sicuramente richiama moltissimi ragazzi che vogliono iniziare a avvicinarsi agli sport da combattimento. Sicuramente, Mustafa Ida è un atleta ormai affermato in campo internazionale. Come sapete ha vinto Thai Boxman, ha vinto Octagon, ha partecipato a Glory, uno dei più forti atleti in circolazione, è un grosso richiamo per i ragazzi che comunque vengono in palestra e trovano, oltre a dei grandi campioni, Mustafa Aida non è l'unico anche se il più titolato, trovano una grande professionalità, un ambiente sano e accogliente che li fa crescere, insomma, nel nome dello sport. Senti, c'è stato il titolo anche intercontinentale che ha vinto e a febbraio sarà rimesso in palio. Esatto, Mustafa Aida nello scorso giugno nel gala da noi organizzato a Figline Valdarno si è laureato campione intercontinentale Waco Pro e adesso abbiamo avuto una sfida ufficiale da parte di un amico, tra l'altro Riccardo Lecca, un atleta sicuramente di alto spessore che rispettiamo e col quale siamo in parola appunto per disputare questa messa in palio del titolo, questa difesa del titolo intercontinentale il 9 febbraio a Roma, appunto all'evento che organizza direttamente Riccardo. Bene, sicuramente ci saranno dei match molto molto appassionanti nei prossimi mesi e adesso aspettiamo Musta per vederlo in una fase del suo allenamento. Grazie Dimitri e a presto.